dipendenza. Prego. Grazie ingegnere, e ringrazio l'ordine del gentile invito che è stato passato dalla collega Carpani qualche giorno fa prima di questo cambio di consegne. Beh, mi pare, io sono venuto leggermente in ritardo perché avevo un impegno in ufficio, gli argomenti messi in gioco mi sembrano di enorme interesse, io mi trovo nella felice circostanza di vedere tutto fatto in realtà, e questo devo dire è un aspetto che mi consola per certi versi, perché già con i colleghi in questi giorni ho potuto vedere, insomma, l'avanzamento dei lavori, il progetto che sta a monte di quest'opera formidabile, davvero impressionante, che pare dare i suoi frutti già ora, già oggi. Mi pare che sia molto interessante il riferimento, come dire, alla multidisciplinarietà che ho ascoltato adesso. Effettivamente opere come queste hanno bisogno di politiche solidali, hanno bisogno di enti che girano nel verso giusto, che si riconoscono, si rispettano. E questa è la prima parte, naturalmente, del sistema, no? Dell'evoluzione di un grande programma, di un grande progetto che ha bisogno ancora di futuro, effettivamente. Quando si ascoltano le vostre relazioni si capisce che c'è bisogno di fare un passo in più, di camminare ancora, si aprono ulteriori problemi, diventano più interessanti dal punto di vista tecnico, quindi anche come esperienza umana e tecnica. Sono entrato qui un'oretta fa e ho ascoltato il nome e ringraziamento ad Emanuela Carpani, questo mi ha fatto molto piacere perché questo significa che la sovrintendenza che ha rappresentato fino all'altro ieri ha girato bene, è stata un testimone presente, diciamo, al fianco di tutta la componente tecnica che si è mossa su questo importante e delicatissimo progetto. E ho ascoltato quasi tutti i colleghi in questi giorni, devo dire che posso confermare che esiste un gruppo molto concentrato, molto appassionato e molto, come dire, anche responsabile, no? Delle necessità, dei bisogni di una città delicata come questa, e quindi che ho capito e che mi fa veramente piacere anche un modo per ringraziare i colleghi presenti. Questo è un modo per far capire che c'è voglia di sviluppo e di cambiare pelle se serve, di fare quel passo in più anche da parte di un'istituzione come la nostra. Poi ho il piacere di introdurre, no, lo fa lei, ma lo dico come ringraziamento, Ilaria Cavagioni e Salvini, che parleranno appunto del progetto e dei ritrovamenti archeologici non banali. E quindi è un modo per ringraziare, insomma, veramente di questo primo invito in questa nobilissima sede. Grazie.